Ciao a tutti! Per fare questi fiocchetti l'occorrente che ci servirà sono delle forbici, gomma eva di colore diverso, io ho il bianco, il rosso e il verde. Poi, visto che non ho gli altri colori, vado ad utilizzare del pannolenci oppure si può utilizzare del cartoncino, insomma quello che avete, anche della stoffa, anche del nastro, quello che avete a disposizione. La pistola della colla a caldo, poi vi servirà questo cartamodello che potete trovare sulla mia pagina Facebook. Il passaggio da fare è andare su Facebook, cercare i lavori di Fra, andare sulla pagina, andare su foto, poi una volta andate su foto ci sono vari album, voi dovete cercare cartamodelli e poi vi troverete l'immagine di questo fiocco, del cartamodello del fiocco, e lo potete scaricare. E infine vi servirà una matita. Con la gomma eva rossa inizio a fare il fiocco di Babbo Natale. Quindi posiziono il cartamodello, traccio il contorno. Poi ritaglio. Una volta tagliato vado ad incollare, quindi giro e al centro metto della colla a caldo e piego. Ora con del cartoncino dorato mi faccio la sagoma della cinta. Ovviamente io sto facendo tutto al momento, ma voi troverete tutto dentro all'album. Ho ritagliato una striscia di 1,5 cm, che poi è la larghezza dell'interno della cinta, cioè della fibbia, e ora vado ad incollare il pannolenci sul fiocco. E la fibbia sulla cinta. E infine la codina. Ho ritagliato le due sagome, vado ad incollarle. Ho ritagliato un cappellino e un pezzo di lana. Allora inizio a mettere la lana tutto intorno al centro del fiocco, fermandolo con un puntino di colla a caldo. Avete capito che cos'è più o meno? Allora dai, è facile, dai! Ora vado ad incollare il cappellino sopra al fiocchetto. Poi, sempre con la lana, vado a tagliare dei pezzetti. Vado a piegare la lana su se stessa un pochino di volte. E taglio. Prendo la codina, la giro al contrario, metto della colla nella parte in basso e incollo i pezzettini di lana. Aggiungo, se rimane qualche buchino, e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Taglio la lana che sborda e sistemo la frangia e incollo. Ho ritagliato due mini cerchi che vado ad incollare sulla codina in modo da simulare i bottoni del nostro pupazzo di neve.
facciamo un'altra versione del pupazzo di neve. Quindi ho fatto il fiocco, lo attacco, incollo il cappellino. Forse il cappellino lo dovevo attaccare da questa parte per alternare un po' la posizione, però vabbè. Poi, invece della sciarpetta, vado ad incollare la carotina al centro del fiocco. Poi prendo la codina e qui tutto intorno vado a mettere la sciarpetta, quindi sul retro metto della colla e faccio girare intorno la lana celeste. Prendo poi un altro pezzo di lana, lo piego molte volte su se stesso e taglio. Questa parte qui la incollo qui come se fosse l'altra parte della sciarpa. Ecco, forse bisognava incollare prima questo e poi fare i giri intorno in modo che non si vede il distacco. Ma queste sono le cose che capitano quando si fanno i video. Ma nessuna paura, perché ora vado a far passare un altro po' di lana intorno. E ora incollo la codina sul fiocco, cioè il fiocco sul nodino, sulla codina. Accorcio un po' la sciarpetta ed ecco qua l'altra versione. Siccome non ho la gomma Eva, ho preso del pannolenci, ma come dicevo prima va bene qualsiasi materiale. Quindi attacco come sempre il fiocchetto. Avete capito che cosa sto facendo adesso? Ora incollo anche la codina e al centro una pallina rossa. Adesso si è capito. E per finire le corna della renna, quindi giro all'interno del fiocchetto, metto le corna. Ora ho bisogno di tutti questi pezzi e qui invece di chiudere subito vado ad incollare prima queste parti qua. Questo, come potete vedere, a me non arriva fino in fondo, però non fa niente perché non si vedrà. E chiudo il fiocchetto. Ora ho un semplice fiocco, una semplice codina e vado a chiudere il fiocco. Il fiocco è verde e la codina grigia. Avete capito che cos'è? Vediamo. Incollo la codina, al centro metto uno stickers a forma di stella e infine qualche pallina. Ed ecco pronto anche l'albero di Natale a forma di fiocco. Ultimo fiocchetto, un fiocco rosso senza la codina questa volta. La vado a chiudere con il rumasugli della gomma Eva. Vado a tagliare tante piccole forme che vado poi ad incollare qua e là sul fiocchetto. Ho fatto poi un piccolo fiocchetto che vado ad incollare al centro. E
E questo forse è quello più difficile da intuire. Che cos'è? Secondo voi che cos'è? Fatemi sapere a che cosa avete pensato. Ve lo svelo subito. È un regalo. Questo l'ha ideato mia figlia Vittoria. Ed ecco qua tutti i miei fiocchetti. Ora li vado a pulire dai filamenti della colla a caldo. Che ne pensate? Io li ho visti su Pinterest, però ho visto alcune di queste sagome, tipo il Babbo Natale, la renna e poi non mi ricordo. E mi sa che basta. Le altre le abbiamo ideate proprio ieri sera con mia figlia Vittoria. Io gli ho mostrato come volevo fare questi due personaggi e lei poi mi ha detto di fare l'albero di Natale, il pupazzo di neve e il regalino. E insieme poi li abbiamo studiati e la mamma oggi si è messa a lavorare. Che ne pensate? Se questo tutorial ti è piaciuto, lascia un pollice in su, iscriviti al canale se ti va. Per non perdere tutti i prossimi video, attiva la campanella in modo che ogni volta che io metto un video online ti arriva la notifica. E il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!